Siamo qui ancora con il professore Franco Ascani. Professore, lei ha una vita dedicata allo sport. Come ha cominciato, come è nata la passione per lo sport e come poi ha aiutato le nuove generazioni, sempre nuove, sempre crescenti, ad avvicinarsi al mondo delle varie discipline? Noi abbiamo cominciato, io ho cominciato nel 1964 con l'atletica leggera, ero il più giovane presidente di società di atletica leggera, una piccola società. Ma lei è stato anche atleta, Io professore? sì, ho avuto delle alterne fortune nel salto in Ah, lungo, ecco. senza successi planetari, Quanti ne aveva, se lo senza ricorda? bimbo, avevo i campionati studenteschi e fui, ebbi la prima delusione perché fui sostituito nella finale dei campionati studenteschi da uno che non aveva fatto le selezioni, per cui ero arrabbiatissimo, ma questo uno si chiamava Sergio Tolina, poi diventerà primatista europeo dei 200 metri. Quindi aveva ragione lui, aveva ragione il professore ad avermi sostituito, però io non l'avevo mai digerita questa cosa. E nel mio buon conto con l'atletica abbiamo cominciato, abbiamo cominciato con i trofei di Milano al Campo Cappelli. E si chiamavano Trofei Città di Milano. Campo Cappelli, c'erano ancora le macerie all'esterno del Cappelli della guerra. E ci spogliavano, i ragazzi si spogliavano nello spogliatoio e poi correvano lì davanti, eccetera. E poi si correva il pomeriggio. Poi pian piano siamo arrivati al Campo 25 Aprile, era il nuovo campo di atletica di Milano. Campo 25 Aprile, cominciamo a correre lì, c'è la montagnetta di San Siro, dove io lì ho stabilito il primato del mondo perché ho preso 1172 multe. Erano i partecipanti ai trofei di Milano, perché arrivò la pattuglia dei vigili e disse: quanti sono gli organizzatori? 1172. Allora, siccome sosteneva che avevano tagliato un angolo del verde, eccetera, non so, i ragazzi cercano di accorciare il percorso, io ribadii, ma sì, qualcuno avrà tagliato, ma non tutti tagliano. Lì ci nasce un alterco, per cui dice, le faccio il verbale, 1172 multe, è stato l'inizio. L'inizio è stato anche un po' tribolato perché dal protettorato di studi partiva una circolare dicendo che loro non si assumevano responsabilità per queste gare strane, organizzate non si capiva da chi, in che modo, dove non erano assicurati, eccetera. Da questo faccio dei salti violenti, siamo arrivati poi ad arrivare all'arena e fare le gare in orario scolastico, è stata una battaglia, siamo stati i primi a Milano a sostenere che le gare dovevano essere fatte in orario scolastico. Si trattava di atletica leggera, corsa veloce, mezzo fondo, staffette, eccetera, eccetera. Un'iniziativa che cominciava a novembre, poi gennaio, febbraio, marzo, aprile e andava avanti. E siamo andati avanti così per 50 anni, tant'è che quando mi ha detto che abbiamo superato i 3 milioni di studenti in pista, qualcuno non ci credeva, però abbiamo pubblicato anno per anno il numero dei partecipanti, il risultato è stato scuola elementare, scuola media, lo sport per tutti, lo sport sociale, lo sport gratuito, senza pagare, e l'abbiamo portato avanti con l'AGS, con l'Ente di Promozione Sportiva, con un supporto che allora fu il primo sponsor della Centrale del Latte di Milano, e lì realizzammo insieme a Maurizio Nichetti il primo film sui Trofei di Milano. Siamo arrivati ai nostri giorni, abbiamo cambiato, non potendo intervenire pesantemente nel modificare la struttura dei genitori, abbiamo pensato di modificare la struttura della gara, perché i genitori sono un po' troppo tifosi in alcuni casi, e allora abbiamo sostituito le gare individuali con le gare di staffetta. Attualmente i Trofei di Milano si disputano all'arena con staffette particolari tipo svedese tra i 100, 400, 200, 100 oppure 300, 200, 150, 150 per i più piccoli, e devo dire che abbiamo risolto bene il problema del tifo esasperato. E insieme a questo abbiamo modificato da un paio d'anni, inserendo anche una serie di attività formative tipo fai uno slogan, tipo scrivi l'articolo sportivo in nome di Candido Cannavò, tipo fai un disegno contro il bullismo, eccetera, eccetera. In più abbiamo inserito la visita nelle scuole, noi facciamo 60 scuole l'anno scorso in cui siamo andati a proiettare dei video educativi, formativi, con un dibattito con i ragazzi, pensando che il video più lungo dura 3 minuti, quindi in un'ora e mezza ne passano almeno 8-10. 1964-2015,
sta per arrivare. Come è cambiato, se è cambiato, l'amore, l'approccio dello sport dei ragazzi delle scuole verso queste attività? No, io avrei una preoccupazione, i ragazzi delle scuole, la preoccupazione fosse un genitore con un ragazzo giovane è la motricità. I ragazzi delle scuole oggi hanno pochissima motricità, non hanno il fiato, diciamo in termini chiari. Mancano i cortili, professore. Manca l'attività, forse sono tutti bravissimi in PlayStation, però vediamo l'arena quando su una gara di 500-600 metri si vede i ragazzi che arrivano che sono stremati, vuol dire che questo è un problema. Il secondo problema è l'alimentazione, i genitori gli danno un'alimentazione sbagliata, non solo per l'obesità, ma se viene la gara al mattino alle 10 all'arena non è che mangi la pancetta, l'uovo, gli involtini e quant'altro per fare le gare. No, dicevamo, manca un po' lo sport che si praticava tra gli amici in cortile, anche quello dava un po' di fiato in più. Sì, no, oggi noi assistiamo, se voi pensate che le scuole elementari sono nel raggio di 300, 400, 500 metri da una casa e vediamo che la mamma prende il SUV e va in terza fila per scaricare il bambino davanti alla scuola e poi lo va a prendere per portarlo in palestra e ci sono due errori, cioè tanto lo mandi a piedi, secondo in palestra lo mandi a piedi, non è che lo mandi in palestra e lo porti con la macchina, col SUV, lo aspetti fuori, terza fila, quarta fila, andate a vedere davanti a qualsiasi scuola di Milano c'è questa scena. Quindi dobbiamo cercare di modificare l'educazione sportiva, il problema è questo, e il momento è emergenza educazionale. No, oggi abbiamo un problema e questo, lo sport può risolvere questo problema, lo sport deve risolvere questo problema, lo sport ha le caratteristiche per farlo, però lo sport non vive d'aria, non è che se lo sport può andare avanti senza aiuti, sostegno eccetera, non basta fare le tavole rotonde, le dichiarazioni, le conferenze stampa, le premiazioni eccetera, bisogna affrontare questo problema, chi lo deve affrontare è un discorso lungo, forse non bastano 3 minuti, ci vogliono 30 ore per raccontare questa storia, però dobbiamo pensare a partire dalla scuola, ma dalla scuola non è vero che non si può fare la scuola si può fare, è vero che è una Cenerentola, ma si può fare, dobbiamo partire dalla scuola, ma educare la società, la famiglia, tutti, cioè, o lo consideriamo un diritto oppure non abbiamo capito niente. In questi 40-50 anni di sport che l'ha visto protagonista, non sono pochi, quali i personaggi, quali le persone che hanno sposato le sue idee e quindi da ringraziare, giustamente da ricordare anche i posteri? La parola è tutti. Tutti, personaggi, dagli amministratori pubblici, a quelli sportivi, eccetera, bellissimo, bravissimo, sembrava la pubblicità di Messner, no? Altissimo, bravissimo, bellissimo, cioè tuttinissimo, però poi abbiamo dovuto cercare dei sostegni, per esempio, della centrale del latte, per fare un esempio, che ha voluto sposare lo sport dei giovani, in questa direzione e abbiamo trovato dei volontari che io devo dire meritevoli di tutto, perché fare queste gare noi abbiamo 80 volontari che vengono e tenere assieme 80 volontari non è facile, volontari che vengono gratuitamente per passione eccetera, quando poi magari si deve dire alla riunione della settimana successiva e quest'anno il finanziamento che ci davano ce l'hanno dimezzato e l'anno dopo dire quel finanziamento non c'è più, e il volontario dice ma chi me lo fa fare? Quindi noi dobbiamo motivare i volontari, dobbiamo ricostruire un tessuto sociale, quindi non faccio nomi per non fare graduatorie, c'è chi ci ha creduto, ci ha aiutato eccetera, ma per andare avanti dobbiamo tutti insieme mettere appunto un programma, un percorso, un progetto che non è quello dell'alfabetizzazione motoria o scuola di sport o cose che vanno bene ma non bastano, queste vanno bene ma non bastano, dobbiamo cercare di muovere tutto insieme. Ho detto prima la scuola, lo studio è un diritto, perché lo sport non può essere un diritto come il diritto allo studio?
Professore, l'ultima domanda. Lei è tifoso? Non molto, perché a seguito dei miei incarichi che ho avuto in passato, anche pubblici, ho evitato sempre di fare il tifoso da una parte o dall'altra, perché cercando, come si dice, di stare un po' di sopra delle parti, no? Mi avevano detto, sei di che tifo, che squadra tifi? Io avrei risposto Milan-Inter, ma non era vero. Poi il cuore batte da una parte o dall'altra, ma non, anche perché forse il tifo è cambiato molto in questi anni. Il tifo di una volta non è il tifo di adesso. Adesso ho rischi di non ricordare i nomi, non sapere i nomi dei giocatori per i quali fai il tifo, mentre prima c'era l'attaccamento alla bandiera, con i sociali, e quindi questa era il discorso. In extremis, bambini, tifo, stadio? Beh, io sono stato, due anni fa, sono stato invitato da Mohamed Al-Fayed, che era stato premiato al Festival del Cinema e Televisione Sportiva con la Ghirlanda Nero, in quanto papà del produttore del film Momenti di Gloria, che Dodi Al-Fayed, suo figlio, aveva prodotto questo film, ed era l'anniversario del film che aveva vinto gli Oscar, eccetera. Lui mi ha invitato a Londra e quella sera mi ha invitato, deve venire il giorno in cui gioca il Fulham. Il Fulham era la sua squadra, di cui era il presidente, e siamo andati allo stadio. Lo stadio del Fulham ha giocato recentemente una partita della nazionale, è un piccolo stadio dove si entra, c'è cioè un ingresso solo, e dove si passa davanti, per andare in tribuna d'onore, si passa davanti alla curva degli ospiti. Il Mohamed Al-Fayed mi disse, le do la sciarpa, si mette la sciarpa, per cui io, lui e un gruppetto di persone, con la sciarpa naturalmente dell'altra squadra, passammo sotto alla curva, di cui immaginavo io di non arrivare in fondo, perché qui in Italia non arrivi in fondo. E noi invece partì un applauso da parte dei tifosi, senza recensione. Questo è il discorso. Quindi possiamo, io non credo nei cavalli di Frisia, nei blocchi, nella testa del tifoso, di tutte queste cose. Io non so, io nel 1988 andai a Seul ai Giochi Olimpici e non credevo ai miei occhi quando scoprì che allo stadio olimpico da un anello si poteva girare tutto intorno, non c'era uno sbarramento. Non me l'avevano detto, non ci credevo, mi sono messo, l'ho fatto, l'unica cosa era il pass di un minimo che controllava, che ti faceva passare. Io avevo il pass più alto, quindi ho fatto tutto il giro, non c'era uno sbarramento, una rete, cioè, questo discorso, non servono le reti, non serve niente, serve l'educazione. O tu educhi la società, le pene devono essere giuste, non fasulle, le società devono farsi un esame di coscienza, perché insomma qualche responsabilità ce l'hanno, e poi ricominciamo, altrimenti è inutile portare i bambini allo stadio che poi vengono una volta e non vengono più, perché in mezzo ai lacrimogeni chi ci ha provato a stare non è proprio piacevole. Ringraziamo il presidente Franco Ascani, grazie di essere stato su sportsmall.it. Grazie a voi, grazie ai nostri telespettatori. Grazie.